La mia presentazione non riguarda particolarmente il Parco dello Stirone, però riguarda principalmente il Po e l'area golenale, però la finalità è la medesima, cioè l'idea è quella di utilizzare degli esempi che io osservo, ho osservato, ho descritto e ho studiato sul fiume Po al fine di utilizzarli per una tutela anche di quello che è il Parco dello Stirone, più che una tutela, una promozione, una valorizzazione in qualche maniera. Quindi il titolo della mia presentazione è il ruolo della divulgazione scientifica nella conoscenza e nella promozione di un territorio. Raccogliendo esperienze, informazioni, immagini e contenuti scientifici, poco tempo fa ho pubblicato un libretto, una raccolta di saggi che attraverso la cui presentazione voglio appunto mettervi al corrente di quella che è la mia idea di divulgazione scientifica e di necessità di divulgare le scienze, soprattutto per quanto riguarda la tutela e la promozione, di un parco o di un territorio. Allora, da sempre mi sono messo a leggere e a studiare quelli che sono i principali saggi, o meglio, scrittori di saggi, soprattutto statunitensi, saggi scientifici chiaramente, e mi riferisco in particolare alla paleontologia, alla storia naturale, così via. E questi autori hanno il pregio di rendere divulgativo, come se fosse addirittura un blog, i loro contenuti scientifici, mettendoli alla portata della gente in quanto sono allacciati, diciamo, ad esperienze dirette che la gente ha potuto vedere o che ha potuto leggere, di cui ha potuto sentire anche attraverso i mass media. Ecco, alla stregua di questo sistema, io in genere svolgo la divulgazione scientifica. Lo vedo facendo i miei corsi di paleontologia e di museologia naturalistica e lo vedo anche facendo conferenze in giro, che è una modalità che funziona molto perché allacciare, diciamo, un concetto scientifico magari difficile da comprendere o difficile da vedere direttamente sul territorio ad un'esperienza che è realmente accaduta, questo viene impresso nella memoria e viene portato avanti e magari divulgato anche da chi lo apprende, da chi lo conosce, in quanto è un po' visto come una curiosità. Ecco, per conoscere bene un territorio, come può essere appunto il Parco dello Stirone, piuttosto che la Golena del Fiume, la cosa indispensabile è la curiosità. La curiosità che poi, allegata alla preparazione scientifica, consente di osservare gli eventi, i luoghi o gli effetti di questi eventi in maniera sensata e approfondita e magari facendola conoscere anche agli altri. In questa prima diapositiva vedete un titolo che è La tartaruga marina di Isola Pescaroli. I titoli delle diapositive sono gli stessi del libro, sono dei saggi. Io ve li riassumo brevemente perché ho soltanto 10 minuti con cui parlarvi in pratica. E sotto c'ho scritto un evento eccezionale quale pretesto per raccontare che cosa? Allora, si tratta di un evento che è accaduto, per esempio, a Isola Pescaroli, che si trova dove c'è più o meno in prossimità di Rocca Bianca, non so se avete presente, sul confine tra Parma e Cremona, appunto. E nel 1960 e qualcosa, un signore, in particolare il signore che c'è al centro della diapositiva, quello con gli stivali di gomma, che era un pescatore professionista di storioni, non di stironi, lo stirone è un'altra cosa, di storioni, calando le proprie reti a Isola Pescaroli, cioè a 600, a 360, mi sembra, chilometri dal 260 chilometri dal mare, ha pescato una testuggine marina, una tartaruga marina, carretta carretta. Ecco, questo evento è rimasto un po' impresso nella memoria delle persone che vivono tuttora ad Isola Pescaroli, in particolare i più anziani, ed è un evento straordinario. Innanzitutto è il record mondiale con il quale un animale di questa specie si è spinto dal mare fino all'interno di un fiume. Non ci sono notizie in tutto il mondo di un evento di questo tipo. Ed è un evento del tutto spontaneo, cioè questo animale o si è perso oppure si è spinto per altri motivi. Ci sono svariate ipotesi scientifiche di cui adesso non vi vado a parlare, e si è spinto fino in su a metà del corso del fiume Po. Perché vi porto questo evento? Perché è importante magari prendere come spunto una curiosità di questo tipo al fine di spiegare quelle che sono le dinamiche di movimento delle specie
all'interno di un parco o di un territorio, come potrebbero essere, non so, specie di migratori, oppure grandi mammiferi che ad un certo punto si spostano dall'Appennino e arrivano ancora fino in pianura. A testimonianza del fatto, prendendo questo evento estremo, che non è poi così casuale o difficile imbattersi in specie particolari che non sono tipiche del nostro territorio, magari lo sono state in passato, ma che oggi stanno gradualmente tornando. Per fare questo lavoro è necessario indagare il territorio dal punto di vista naturalistico, come diceva benissimo Franca prima, e quindi sarebbe indispensabile il fatto che vi fossero dei naturalisti appunto dediti a studi di questo tipo per la conoscenza del territorio a supporto delle amministrazioni comunali. E ve lo dico in qualità anche di sindaco che cerca di accerchiarsi, diciamo, di componenti del gruppo naturalistico che gravita sul paese al fine di avere delle consulenze, dei pareri e delle informazioni importanti in qualsiasi ambito naturalistico nel quale agire. La cosa importante, vi dicevo, è quella di andare a contatto con la gente, intervistare la gente del territorio, vedere quelle che sono state le loro esperienze, le loro vicissitudini, ciò che è accaduto a loro di eclatante che dal punto di vista scientifico e naturalistico può essere preso in considerazione e demandato alle generazioni successive come patrimonio per valorizzare un intero territorio. Ecco, questo evento qui, quando l'ho riportato nel libro, è stato ripreso dalla stampa locale, è stato ripreso in parte sulla stampa nazionale e ha permesso al piccolo paese di San Daniele, dove sto io, e al piccolo museo, che è piccolo ma grande dal punto di vista numerico dei fossili, e al territorio, diciamo, che è tutelato nel nostro comune, di essere conosciuto al di fuori dei propri confini, al di fuori dei propri confini addirittura regionali, grazie semplicemente a una divulgazione di carattere scientifico fatta in maniera oculata e molto curiosa. Alla stessa maniera accennavo il discorso della tartaruga che si è spinta nel fiume, ma da diverso tempo si sta registrando la presenza di numerosi macromammiferi ritornati in pianura, che a memoria d'uomo non c'erano e che oggi sono o abbondanti o comunque, se non abbondanti, presenti. In particolare mi riferisco agli ungulati come caprioli, ma anche cinghiali, e di recente anche i lupi. I lupi sono tornati in pianura padana. Ora, tutti quanti, quando è arrivata la notizia della presenza del lupo nel nostro territorio, grazie, ahimè, ad un filmato fatto da un trattorista alla mattina mentre lavorava in Golena, di questo branco di 5 lupi che seguivo da 4-5 anni nel nostro territorio, appunto, il filmato è diventato virale, tutti quanti hanno visto che c'erano i lupi, quindi al lupo dobbiamo intervenire immediatamente, abbattere questi animali, possono essere pericolosi, così via. È l'approccio completamente sbagliato, che deriva da che cosa? Da un'ignoranza culturale e scientifica legata a questi argomenti. Quindi, da sindaco, cosa mi sono sentito da fare? Sono partito, sindaco e naturalista, sono andato nel territorio dove era stato fatto questo filmato, ho cercato di vedere dove era stato girato, ho cercato di interpretare dove, diciamo, il passaggio di questi animali poteva essere registrato nel fango attraverso le impronte, li ho individuati, ho fatto i calchi delle impronte, ho raccolto insieme ad altri studenti, poi abbiamo fatto anche qualche tesi, le fatte distribuite su tutto il territorio, abbiamo mappato una sorta di home range del territorio nel quale si muovevano questi lupi, vedendo che c'erano già da diversi anni, non sono diventati più pericolosi perché un personaggio li ha filmati, semplicemente oggi li hanno visti tutti, quindi tutti quanti divulgando il filmato, aiuto, c'è pieno di lupi, in realtà erano solo cinque poveri esemplari che si spostavano su un'area di 120 km quadrati. Il problema qual è in questo caso? Non è il discorso numerico degli esemplari, ma è il discorso numerico dei telefonini che ci portiamo presso. Quindi tutti quanti quando fanno un filmato, una fotografia, ecco, io ho visto un lupo, invece hanno visto sempre lo stesso lupo. Quindi non si tratta di tanti eventi, ma bensì di tante persone che partecipano ad un medesimo evento prolungato nel tempo relativo ad una sola specie. Ecco, questi ritorni faunistici devono essere visti anche in maniera estremamente positiva. Quanti attacchi di lupi ci sono stati nel nostro territorio negli ultimi 5 anni su animali domestici? Neanche uno. Quanti attacchi all'uomo? Neanche uno.
quindi cosa ci fanno i lupi nel nostro territorio? Semplicemente guardando questi dati bisogna far capire alla gente che sono in una sorta di equilibrio faunistico con le prede, sono tornati nel nostro territorio perché le prede sono abbondanti. In esubero sull'Appennino, caprioli e cinghiali sono scesi, hanno colonizzato la pianura padana e questi lupi sono arrivati al seguito di questi animali. Dopodiché in pianura hanno trovato qualcosa di più facile da catturare, che sono le nutrie, che ormai sono innumerevoli in tutta la bassa, e quindi si sono dedicati prevalentemente a questo cibo gratis e di poca fatica, trascurando quelli che sono gli ungulati, che comunque continuano ad aumentare di numero. Ecco, queste sono tutte dinamiche tra preda e predatore e tra concetto di migrazione, il concetto molto, molto plastico di specie che si può espandere e può espandere proprio in reale nel territorio in funzione di cambiamenti climatici, necessità trofiche o influenza antropica e così via. Tanti aspetti che messi insieme e divulgati correttamente permettono alla gente di comprendere, vedere e tranquillizzarsi e quindi non allarmarsi per la presenza del lupo, ma magari attrezzarsi per andare in golena a poterlo osservare e quindi da presunto pericolo diventa una potenziale ottima risorsa per un parco, per un territorio oppure per un'area geografica. Un'altra cosa molto importante che riguarda molto da vicino il discorso relativo al torrente Stirone è essere consapevoli e comprendere la storia che sta nascosta sotto i nostri piedi. Cioè nel sottosuolo noi abbiamo un libro che aspetta solo di essere aperto per essere compreso e osservato e quindi divulgato. Pochi anni fa nel fiume Po un signore anziano vicino a Cremona ha trovato questa mandibola che ha consegnato in museo un paio di anni fa ed è risultata essere la prima mandibola fossile di leone ritrovata in pianura padana. Ora, il Po è abbondantissimo per quanto riguarda i ritrovamenti, in particolare di vertebrati, a differenza dello Stirone in cui i ritrovamenti paleontologici sono assolutamente abbondantissimi, ma in particolare per gli invertebrati, quindi molluschi prevalentemente, anche se resti di vertebrati nella parte terminale, diciamo, della sezione espositiva geologica, sono stati ritrovati negli anni 70 e negli anni 80, in particolare da Franco Cigala Fulgose, appunto, che trovò un cranio di rinoceronte nel torrente Stirone ed è tutt'oggi esposto al museo di Parma. Ecco, il Po funziona alla stessa maniera, però più su larga scala. Non abbiamo un torrente stretto, abbiamo un fiume larghissimo, nel quale gli strati antichi, a differenza dello Stirone, non sono esposti. Quindi noi non possiamo trovare i fossili all'interno degli strati, bensì dobbiamo ricercare i fossili in posizione allottona, cioè sfruttare le piene e le magre del fiume. Quando il fiume esonda, raccoglie con la propria corrente tutto il materiale dagli strati profondi, compresi i fossili, e li deposita sulle spiagge, sulle barre di meandro. Quando le acque si ritirano, i fossili rimangono sulle spiagge. Quindi passeggiando sulla spiaggia è possibile imbattersi in ossa di mammiferi fossili del periodo quaternario recente, in pratica, del quaternario superiore, anche storicamente recenti. E vi parlo di animali come il leone speleo, in questo caso, piuttosto che rinoceronti, mammut, elefanti, bisonti abbondantissimi, cervo gigante, cervo megacero, e anche resti umani in alcuni casi molto molto interessanti. Quindi il fatto di far comprendere un pochino alla gente quelle che sono le risorse potenziali che stanno sotto i nostri piedi è un modo incredibile per incuriosire e per rilanciare quello che è un territorio, facendo capire che quello che vediamo oggi è solo il frutto di un'evoluzione che si è protratta nel corso di milioni di anni. Oggi io sfido chiunque a prendere qualcuno a Cremona, portarlo sul fiume e fargli raccontare di com'era il fiume in passato. Se lo ricordano finché erano bambini, ma la concezione di dire il fiume si è generato attraverso la formazione di uno scheletro della pianura con i suoi affluenti, che poi ha formato la pianura e di conseguenza ha cominciato a scorrere sopra un bacino idrografico corposo che nel corso dei milioni di anni ha visto l'alternanza di associazioni faunistiche molto differenti arrivate per migrazione, soprattutto di tipo climatico, nessuno lo sa, nessuno lo comprende, ma quando glielo andiamo a raccontare cominciano a vedere il fiume con occhi diversi, cominciano a immaginarlo anche sotto sopra,
ok, guardo l'acqua, ma che cosa c'è sotto le spiagge? Che cosa c'è negli strati laterali nel quale il fiume sta scavando? Nello Stirone lo vediamo bene, perché sta scavando un canyon, va in profondità e mette in evidenza questi strati. Nel Po la cosa è impossibile, perché anche gli strati più profondi che vediamo affioranti contengono dei frammenti di plastica. Significa che sono strati molto recenti, anni 60, 70, anni 50, diciamo. Non si va più in profondità. Però possiamo sfruttare chi va a scavare sul fiume. Ci sono molte cave all'interno della Golena, ormai è vietato scavare all'interno dell'alveo, ma nella Golena ci sono molte cave e queste cave con l'escavazione vanno a verificare quella che è la stratigrafia locale della Golena, mettendo in evidenza quelle che sono appunto i ritrovamenti e il loro collegamento stratigrafico nel tempo. Questa diapositiva intitolata La Iena di Asmara mette in evidenza il ritrovamento di un altro fossile importante, è un osso sacrale di iena, lo vedete questo che sembra un cioccolatino marrone, è un osso di piccole dimensioni, più o meno di 8 cm di dimensioni. Ci abbiamo messo circa 2 anni a capire a chi appartenesse questo fossile, poi attraverso una tesi di laurea con il Dipartimento di Scienze di Chimiche della Vita dell'Università di Parma, abbiamo svolto appunto questi studi e siamo riusciti per correlazione a capire di che cosa si trattasse. Una iena ritrovata per la prima volta nel fiume Po, attraverso l'osso che è il più difficile da classificare in assoluto perché quasi nessun atlante lo riporta in quanto l'osso sacrale ha una forte variabilità e poi non viene quasi mai preso in considerazione nei caratteri tassonomici. E così abbiamo cominciato a studiarla e quando abbiamo pensato all'allestimento del museo abbiamo chiesto in giro e per puro caso io ero a fare una visita sul parco della Vena del Gesso romagnola e mi sono imbattuto in questo parco nel quale vi erano molti animali tassidermizzati provenienti da una collezione antica di animali africani essenzialmente e appeso fuori c'era questo busto, questa testa con il collo di una iena appesa e così mi è venuto in mente ma perché non proviamo a chiederlo in prestito, lo restauriamo a loro conto e lo mettiamo in museo per un'esposizione temporanea per far capire a chi apparteneva effettivamente l'osso che abbiamo trovato noi, avere l'animale rappresentato è tutta un'altra cosa che far vedere l'osso o magari riportare una raffigurazione. E così l'abbiamo chiesto in prestito, poi ce lo hanno regalato, è stato restaurato, è stato appeso ed è stato smontato per essere studiato. E nella parte posteriore di questo reperto c'era questo timbro che vedete al centro della diapositiva che dice La Cacciagli, tassidermista di Villa Johannes, di via Johannes ad Asmara, 1963. Da lì, attraverso delle ricerche, abbiamo trovato questo tassidermista ad Asmara, figlio di coloni, diciamo, spostati in Eritrea durante il regime, che poi ha fatto questo lavoro. E da lì, facendo delle ricerche, sono riusciti un po' a ricostruire il tragitto che ha fatto questa iena, dove è stata abbattuta, probabilmente in quelle zone, in Eritrea, da chi era stata acquistata, da un facoltoso ravennate, e poi è andata a finire al Museo di San Daniele Po. E quindi abbiamo abbinato una storia paleontologica a quella che è una storia tassonomica, museale, diciamo, e collezionistica, proveniente da un altro museo che ha coinvolto dei privati e che ha mischiato due storie completamente differenti, che però hanno dei contatti tra di loro. Lo stesso animale, un periodo storico che si è manifestato sia qui che anche in quei territori, insomma diverse interconnessioni. Quindi è fondamentale, è importante per esempio nella tutela e soprattutto nella presentazione di quello che è un parco, quello di trovare delle connessioni, non chiudersi in se stessi, bensì trovare delle connessioni, interconnessioni con altri parchi limitrofi, qualcosa che abbiamo in comune, qualcosa che dobbiamo condividere per poter studiare dei reperti, qualche peculiarità faunistica o floristica, qualcosa del genere che permette di ampliare quello che è lo spettro, diciamo, di informazioni che può dare il nostro museo, perché anche un altro, il nostro parco, scusate, perché anche qualcun altro può farlo e lo sta facendo e insieme lo stiamo facendo nel migliore dei modi, magari interscambiandoci addirittura i visitatori. E questo può essere solo un incentivo a migliorare quelle che sono le visite e la fruibilità all'interno di un museo piuttosto che di un parco. E poi cose mai viste prima. Chi se lo immaginava fino a qualche anno fa di ritrovare un cranio di uomo di Neanderthal in piena pianura padana? Sappiamo da tutti i libri di storia che viveva sulle catene montuose e quindi chi è che ha pensato di andarselo a cercare in pianura padana? In realtà un po' l'abbiamo cercato, un po' è arrivato per caso
E è importantissima questa cosa perché è un ritrovamento straordinario che riguarda l'evoluzione dell'uomo e che quindi ha un occhio di riguardo da parte della stampa internazionale, perché è un reperto di estremo valore scientifico e antropologico e quindi può essere un trampolino per rilanciare l'immagine del museo o del parco o del territorio in tutto il mondo. E questo è quello che è stato PAUS, si chiama così, PAUS è un nome di derivazione del fiume Po, Padus, Paus, Pau, Po. E quindi abbiamo preso un nome per intitolarlo, abbiamo preso un nome intermedio in evoluzione che evoca il luogo di ritrovamento del reperto, è un nome antico anche. È un osso frontale di uomo di Neanderthal che è conservato nel nostro museo, che ci ha imposto, insieme alla soprintendenza, di trasformare il museo da naturalistico paleontologico a paleoantropologico, altrimenti l'avrebbero portato in museo a Milano perché avevamo un museo troppo generalista. L'abbiamo trasformato e abbiamo basato il museo su questo fulcro. Questo oggetto è in assoluto il più importante ritrovato in tutto il nostro territorio negli ultimi 30 anni e di conseguenza è diventato il trampolino di lancio, la catapulta dell'immagine del museo all'estero. Il logo del museo è il Neanderthal. Il pezzo più importante che sta nell'ultima stanza, quindi l'obiettivo del visitatore è farsi tutto il percorso e arrivare alla ciliegina sulla torta dell'ultima stanza, cioè alla soddisfazione del reperto unico al mondo che si trova nell'ultima stanza, quindi il prodotto civetta che sta alla fine che mi impone di fare un determinato percorso e la sua importanza è straordinaria anche dal punto di vista scientifico. E calcando la mano su questi aspetti non facciamo altro che amplificare quella che è la voce e l'informazione relativa al nostro museo, al nostro parco, al nostro territorio, facendolo conoscere. Quando racconto a qualcuno del museo di San Daniele c'è sempre qualcuno che salta su e dice ah, il museo di Paus. Ecco, questo qua era il concetto a cui volevamo arrivare. Quando io mi riferisco al quando spiego il parco dello Stirone, il torrente Stirone all'Università di Parma nelle lezioni di paleontologia e parlo di vertebrati, tutti gli studenti si rifanno immediatamente è il rinoceronte che c'è nel corridoio del dipartimento e quindi allacciano il fossile eclatante al luogo di provenienza e questo rimane un viatico per imprimere nella memoria quello che è il luogo, la sua importanza e di conseguenza la necessità di capirne di più. Perché hanno trovato un rinoceronte ai bordi di Fidenza tra Fidenza e Salso Maggiore, cosa ci faceva un rinoceronte? Innanzitutto quanti anni aveva, quanti anni fa è vissuto, cosa ci faceva in quel territorio, perché ci stava e questo mi impone di conoscere quella che è la storia e la geologia di un territorio molto particolare e quindi di un parco assolutamente particolare che è un unicum in tutto il nord Italia, anzi in tutta Italia assolutamente. E prima Franca faceva un ragionamento bellissimo riguardo la natura cattiva e la natura buona. Questo concetto qua mi piace molto perché è un concetto molto diffuso. Sembra banale dirlo così, dividere la natura tra cattiva e buona, ma è proprio così che ragiona la massa della gente. E quando nel libro ho parlato appunto dell'alluvione cui purtroppo ho dovuto badare in qualità di sindaco appunto del mio territorio, quindi sgombero di persone e così via, vivendola dal punto di vista antropologico, dal punto di vista amministrativo e soprattutto dal punto di vista catastrofico sulla popolazione civile, non ho trascurato però quello che è l'aspetto naturalistico, che è quello che mi appassiona di più. Chiaramente. Quindi nell'ambito del mio lavoro per tutelare la gente e prendere diciamo decisioni a priori per prevenire eventuali danni sulle persone e sulle cose, non ho smesso di osservare il comportamento della fauna durante questi eventi catastrofici. E che cosa si vede? Si vede il fiume rigonfio con delle zattere naturali di tronchi, di rami e di arbusti che si spostano sul fiume e che non sono vuote. Sono piene di animali di ogni genere che cercano di mettersi in salvo. Si spostano lumache, si spostano rane, anfibi, lucertole, rettili quindi. Si spostano gli uccelli anche sopra queste zattere. Perché? Perché mentre si spostano le zattere trovano il cibo per mangiare, quindi cornacchie, le gazze, altri, gli aironi, si appoggiano e transitano tranquillamente sul fiume su queste zattere naturali. Ora, che cosa sono queste zattere naturali? Sono esattamente la stessa cosa di cui parlava Darwin quando parlava di come le specie potevano arrivare su un'isola attraverso il transito in mare in maniera accidentale,
rimanendo bloccate loro su delle zattere naturali portate dal continente, da delle tempeste fino, o coi fiumi, fino in mare, e poi transitando verso nuove isole, quindi dando l'opportunità a queste nuove specie per le isole di colonizzare un territorio. In piccolo, in scala ridotta, quando il fiume esonda, succede la stessa identica cosa. Queste zattere si spostano e mi spostano specie che in tutta la vita abiterebbero 10 metri quadrati, me li spostano di centinaia di miliardi, centinaia di chilometri, diciamo, lungo il tratto del fiume, 652 chilometri, però abbiamo animali che magari partono dalla zona di Piacenza piuttosto che Pavia su una zattera naturale e mi arrivano in golena a Cremona quando comincia a abbassarsi il fiume. E quindi animali con un proprio genotipo, appartenenti alle stesse specie, si ritrovano ad un certo punto a mischiare il proprio patrimonio genetico con gli animali che si trovano in nuovi luoghi, incrementando la variabilità intraspecifica, incrementando la possibilità di cambiare, di mutare, di evolvere, di trasformarsi. Quindi non zattere naturale, ma dei veicoli genetici che trasportano, diciamo, gli organismi da un luogo a quell'altro. E questo è un modo incredibile per far comprendere alla gente che l'alluvione non è solo la catastrofe che può anche essere evitata e che deve essere evitata, ma che è anche lo spunto naturalistico per ravvivare quello che è il patrimonio naturalistico di un territorio. Il fiume, spostando materiale genetico, va a ravvivare la variabilità intraspecifica e quindi a migliorare quella che è la resistenza delle specie, trovando nuove soluzioni quando ci sono dei cambiamenti climatici importanti. Le persone sono importanti, le persone che vivono un territorio hanno un vissuto importante, hanno fatto a volte cose importanti. Questi due signori, due a destra rispetto al pescatore con gli stivali di gomma, sono un maestro, quello con la giacca blu, e l'altro era il presidente della squadra di calcio di San Daniele Po, ed erano due persone considerate un po' intellettuali, diciamo, nella nostra piccola comunità. Due persone che ad un certo punto hanno deciso di prendere questa bruttissima discarica abusiva che si manifestava fino all'inizio degli anni 90 nel nostro territorio, e parlo di una roba colossale, e di impegnarsi dando le loro conoscenze, uno era un geometra, l'altro un maestro di scuola elementare, mettendo a disposizione le loro conoscenze, le loro ricerche per ripulire, bonificare e progettare questo territorio. Il comune si è prestato, hanno bonificato il tutto e adesso al posto della discarica, ormai dal 1992 ad oggi, abbiamo una riserva naturalistica piccola, si chiama l'Oasi delle Margherite, ma è ricchissima di biodiversità. E sotto questi rifiuti vi era una popolazione di Emys orbicularis, che oggi dall'analisi genetica risulta essere un morfotipo genetico endemico e tipico di questo territorio. Che cosa hanno fatto quei due signori? Hanno dato l'opportunità a specie, diciamo, tipiche della nostra pianura di riprendersi e rigenerarsi e di permettere al paese di beneficiarne. Questo per dire che è importantissimo anche cogliere quelle che sono state le azioni di persone che hanno vissuto in un territorio e cogliere le loro azioni per promuovere questo territorio e far comprendere l'importanza che loro gli hanno dato e l'importanza del cambiamento che queste persone hanno portato, insomma. E poi l'invasione aliena. Ci sono molti problemi di recente con il ritrovamento di specie allottone che sono arrivate nel nostro territorio e che danno dei problemi faunistici non indifferenti. Qua c'è una fotografia enorme di un pesce siluro, a sinistra invece c'è la foto di una mantide gigante. Questa è una specie arrivata due anni fa nella nostra pianura padana, è una specie asiatica. Io me la sono trovata sul garage ritornando da Parma, l'ho fatta vedere su Facebook, l'ho divulgata perché ho detto una specie, è un esemplare bellissimo, è molto più grande del solito, ed era più grande di 5 cm, era un po' troppo grande. Infatti mi hanno bloccato subito i miei colleghi biologi, mi hanno detto, attenzione, quella lì, in che terrario l'hai fotografata? Io ho detto, nessun terrario, l'ho fotografata in paese. È impossibile, è una specie completamente lontana dall'Italia. Non sappiamo ancora se sia arrivata per migrazione spontanea o se sia stata portata qui attraverso delle merci che non hanno subito la dovuta quarantena. Sta di fatto che si è distribuita in gran parte della provincia di Cremona
E come facciamo a saperlo questo? Semplice, abbiamo preso queste immagini, abbiamo schematizzato i caratteri distintivi e abbiamo creato una sorta di citizen science, cioè un coinvolgimento della popolazione attraverso i social media e il mio blog, per far conoscere loro che, attenzione, c'è questa specie nuova, ha queste caratteristiche. Se vedete una mantide in giro, fate una foto, inviatecela e noi vi diciamo se appartiene alla stessa specie e così aggiungiamo un puntino sulla demarcazione dell'intero territorio e dell'areale di distribuzione di questa nuova specie nel nostro territorio. Facendo così abbiamo ricevuto tipo un 150 immagini, di cui almeno 70 erano utili perché rappresentavano questa specie. Abbiamo mappato un territorio e poi questi dati purtroppo ci sono stati fregati da un altro che li ha pubblicati a suo nome, però il nostro scopo non era quello di pubblicare noi, era quello di mappare una specie e far comprendere alla gente come riconoscerla. Quindi abbiamo avviato dei ragazzini con le scuole alla tassonomia entomologica piuttosto che al lavoro di citizen science, di raccolta dati, di trasferimento di informazioni. E questo qua è molto importante perché è il coinvolgimento della gente per arrivare ad un intento comune, che è quello di un museo, di un parco o di qualsivoglia ente che voglia valorizzare naturalisticamente il proprio contenuto, insomma. E da ultimo ho messo questa diapositiva, non vi chiedo di leggere tutto questo brano, però l'ho messa perché un po' un epitafio che ho fatto a questo signore, che è un carissimo amico, che è deceduto qualche anno fa e che però era un pescatore, faceva il muratore di professione, però andava a pescare ed aveva una conoscenza del fiume assolutamente unica. Una conoscenza derivata dall'esperienza diretta e dalla propria osservazione, priva di istruzione, aveva fatto le scuole elementari, però da tutta una vita andava sul fiume, lo osservava e lo comprendeva. E il 90% delle informazioni che mi trasferiva erano informazioni fondate scientificamente, anche se lui non lo sapeva, ed erano basate solo sulle proprie osservazioni. Questo per dire che è importantissimo in un territorio come in un parco non snobbare quelle che sono le esperienze e le conoscenze degli anziani, ma di farne tesoro e integrarle come conoscenze scientifiche, perché moltissime cose sono compatibili. Anzi, molte cose si apprendono addirittura da queste informazioni e scientificamente non riescono ad essere osservate, però col trasferimento di questi saperi, diciamo, si può arrivare ad un'integrazione dei contenuti migliorando ulteriormente quello che è l'aspetto integrativo tra il parco, entità chiusa, e le popolazioni che vivono intorno. Se c'è una diretta collaborazione ne beneficiano tutti quanti, il parco in primis e la gente.